Buongiorno, si riparte. Diamo un giro. Un sole stupendo, a differenza del mese scorso, si parte col sole, temperatura meno rigida e niente, si parte per Villa d'Agri. Questo è il secondo step, andiamo a portare la gastroscopia al chirurgo. Già so che è uscita perfetta. È piacevole uscire col sole, mamma mia. Pure se fa un pochetto freddo, ma si sta bene. Sempre da sola. Brian l'ho lasciato a casa. Ogni volta che lo devo lasciare mi costa. Anche perché non mi ha fatto dormire proprio. C'ho 2 ore di sonno. Oramai mi ci sto abituando. A 2 anni e mezzo, sono 2 anni e mezzo che non si dorme. Ma di chi cazzo aveva preso sto bambino? Che io e il padre dormiamo tutto il giorno. Dormivamo. Cioè, almeno io dormivo. Lui continuerà a dormire. Andiamo a prendere il pullman per andare alla stazione, va? Sto da un quarto d'ora sulla fermata a aspettare il pullman. Mi porta alla stazione. Tragedia a Napoli quando devi prendere un pullman locale. La speranza è sempre l'ultima a morire. Non posso rischiare di perdere il pullman. Voi che mi vedete camminare sempre col pullman, penserete che non ho la patente, non ho la macchina. Invece in teoria la macchina sta giù al palazzo, in teoria la patente ce l'ho in pratica, ce l'ho in pratica tutte e 2 cose, ma non uso nessuna delle 2 cose. Che il parcheggio a Napoli è una cosa impossibile. Ce la faremo ad andare a Villa d'Agri oggi. Faccio vedere un po' il corso Secondigliano stamattina. Sono soleggiato. Sono arrivato a Piazza Garibaldi, soltanto che siccome è molto ma molto presto, siccome stiamo in anticipo andiamo a fare un giro da Tiger. Come vi ho detto più di una volta, io a Piazza Garibaldi, c'è la stazione, ci sto ogni 2 o 3 giorni.
fare i vlog è difficile, perché siccome la media dell'età che guarda YouTube Italia sono le ragazzine, i ragazzini, allora fin quando ti vede un ragazzo che sta andando a scuola che sta girando il vlog si mette pure a ridere, no? Ma voi dovreste vedere come ci guardano i grandi, gli adulti che ci vedono con le videocamere, con le fotocamere. Ma l'unica che ha 34 anni segue YouTube Italia sono io. Devo pensare proprio di sì. Ecco, adesso là dobbiamo andare, dobbiamo aspettare che arrivi il pullman per Villa d'Agri e poi partiamo. Ci vediamo nel pullman. Ore 10, siamo nel pullman. Tra un po' si parte. Ci vediamo a Villa d'Agri. Eccoci arrivati a Villa d'Agri. Cioè, rispetto a Napoli siamo scesi di una decina di gradi, però sta bene. Vado a prendere il numero per capire che turno c'ho. Tanto qua devo stare fino a domani alle 4. Tutti mi chiedono, ma dove vai? Quando vai dal tuo chirurgo bariatrico, ecco qua, ve lo faccio vedere. Guardate che bello. La pace. Ma sicuramente se parli con le persone che abitano qua, dicono Napoli, metropoli, bellissimo. Io invece adoro questo panorama. Adoro la quiete che ho perso da quando me ne sono andata da Gallipoli. Ma la ritroverò. Mi metterò in un paese sperduto e mi metterò a pascolare le pecore. Sta calando il sole, vicchia. Ma portate sfiga. Si sta in amore. Voglio venire a vivere qua. Villa d'Agri, anzi qua in Marsico Tevere, Marsico, non ricordo come si chiama, giù è Villa d'Agri, bellissimo, è uscito il sole. Allora, in pratica il dottore si è arrabbiato perché oltre a non portargli 5 kg in meno, gli ho portato un chilo in più. Ah, io rido perché, ma mi prenderei a schiaffi. Vabbè, comunque. Sembra assurdo, ma io credo di aver fatto un grande passo avanti togliendomi la dipendenza da Coca-Cola, che secondo me dipendenza non era, perché dall'oggi a domani ho tolto da mezzo e non mi pesa nemmeno. Forse la chiamavo io dipendenza per motivare il fatto che bevevo una Coca-Cola al giorno, ma non era una dipendenza. Ringraziando il Signore, dobbiamo smettere di mangiare. Io diventerò una modella. Ah, volevo dire una cosa al dottor Perrotta, visto che segue i miei vlog, che mi sono dimenticata alla visita di fargli i complimenti per il riconoscimento che ha avuto ieri. Lui e tutto il suo reparto è stata considerata un'eccellenza, è stato considerato un'eccellenza il suo reparto bariatrico, e ragazzi, con zero complicazioni nell'ultimo anno. E a me sta cosa non può solo che fare piacere. Poi non dite che vado lontano, se ci vengo per una ragione, però mi manca mio figlio. Ho detto il Perrotta, ma devo trovare un modo per farlo venire ad abitare a Napoli. Vengo ad abitare io qua, come si sta bene. L'unica cosa è che non prende il cellulare, non prende internet, ma forse è proprio per questo che si sta bene. Questa è un'altra amica del gruppo Villa d'Agri. Eccola qua, mi raccomando, venite tutti qua. Abbiamo trovato l'albergo. Però sono gentili, mi vengono a prendere fin qua su. Perché non so dove si trovi. Si trova a Bigiano. Non so dove cazzo è. Nel frattempo sto prendendo il caffè caldo, perché si gela. Devo aspettare che mi venga a prendere. Ma raga, ma non è un paradiso. Cioè, io più la guardo sto paese più me ne innamoro. Vi aggiorno in albergo, perché qua si fa. Si gela proprio. Raga, sto in albergo, sono stanchissima. Pure per spiegarvi cosa mi ha detto il medico. Il vlog riprende direttamente quando sarò una persona decente, perché ha dormito come una persona decente, ha fatto delle ore decenti di sonno. Approfitto che non c'è mio figlio con me, mi addormento un poco. Considerate il fatto che sto facendo avanti un altro e io voglio dormire. Cioè, non ce la faccio più. Tanto comunque domani alle 4 mi devo svegliare per andare a prendere il pullman per Napoli. Vabbè, ciao. Ci vediamo domani in pullman. Buongiorno.
Sto ancora in albergo, mi sono svegliata prima perché ho sempre il terrore di fare tardi. Stavo guardando un po' il telegiornale, sono le ore 4:50, ora scendo giù nella hall, mi accompagnano allo stazionamento dei bus e mi vedo sto benedetto pullman. Prima vado al bar, vado a fare colazione e poi alle 6 c'è il pullman per Napoli. Alla fine non ho dormito perché mi mancava mio figlio. Brian, mamma arriva. Guardate che bello qua. C'è ancora la luna. Posto che suggerisco a chi viene a Villa d'Agri. Ci siamo fermati allo stazionamento, ma il pullman non c'è ancora. Ma sai che vi dico? Ma vado a fare colazione. Andiamo piano piano. Raga, io sono arrivata a Napoli, cioè la faceva la neve, infatti ho i guanti, ma mi devo spogliare, c'ho pure il cappotto, cioè qua fa caldo, là si stava a 0 gradi, ma qua ce ne saranno una decina, non forse molto di più. Non vi ho detto niente di quello che mi ha detto Perrotta alla fine. Niente raga, tra un mese ci sarà il day hospital, però devo dimagrire. Però non mi opera. Vado a prendere l'autobus per casa. Non c'ho sonno. Sono arrivata nel mio rione. Cioè l'altra volta ho dormito in ospedale, dormito poi. Mi sono fatto un paio di ore sulla sedia, ma stavo meglio di adesso che ho preso l'albergo. Ed ho dormito 3-4 ore. Ecco qua. Arrivato sotto al palazzo. Casa beata casa. Allora mi raccomando, se vi è piaciuto questo vlog, cliccate mi piace, iscrivetevi. La storia continua. Al prossimo video, ciao!